Allora, senatore Manca, com'è andata? E mi sembra che abbiate votato tutto. Questa mattina darete mandato al relatore, credo alle 11 se non sbaglio, per poi far approdare martedì nel pomeriggio la legge di bilancio. Ma la legge di bilancio senza un'idea dello sviluppo, senza un'idea di futuro, una legge di bilancio molto elettorale per questo governo. La legge di bilancio che non poteva certamente mettere in Parlamento le prospettive che il governo non ha. Quindi per me rimane una legge senza visione, senza struttura, molto fragile, molto debole. Poi è chiaro, penso che l'unica vera scelta importante in questo momento l'abbiano fatta le opposizioni, con una proposta unitaria sull'utilizzo di quelle poche risorse a disposizione del Parlamento. Quella è una scelta senza dubbio giusta, che abbiamo condiviso tutti insieme e che secondo me è una delle parti più qualificanti del lavoro parlamentare. Questo insieme ovviamente al fondo Alzheimer e a qualche piccolo intervento, però diciamo la verità, sul sistema sanitario serve ben altro, quindi servirebbero investimenti che in questo momento il governo non ha previsto, servirebbero anche le riforme che non ha previsto. Quindi giudizio molto negativo anche sul come è stata presentata, perché una manovra nata senza emendamenti della maggioranza io credo che sarà un qualcosa che non si ripeterà, perché non ha prodotto gli effetti che la Presidente del Consiglio aveva determinato. I tempi si sono comunque allungati, hanno dovuto utilizzare i relatori per recuperare gli emendamenti della maggioranza, quindi è stata anche una gestione disordinata. Quindi non c'è un'idea dello sviluppo e del futuro del Paese, soprattutto non c'è un'idea neanche dell'investimento sulle priorità, il lavoro, la dimensione sociale, quindi ripeto, è senza struttura, è senza prospettiva. Che cosa era successo ieri sera sulla pensione dei medici, dei ospedalieri, che poi era stata. È una retromarcia perché, sai, posizionare questo tema senza discuterlo all'ultima sera, senza aver visto il tema, ha costretto il governo a fare retromarcia, perché è una retromarcia del governo innanzitutto. Certo. Altri punti che avete ottenuto delle opposizioni, oltre a quello delle malattie rare dell'Alzheimer? Ma guardi, queste non sono neanche, sono questioni che vengono attraverso i relatori, ci sono diverse soluzioni in quell'emendamento. Noi abbiamo sentito anche. Tuttavia anche lì servono investimenti, cioè non è che c'è bisogno di tutte le attività di intervento sulla parte che riguarda i tumori, oltre che sulle malattie rare. Abbiamo cercato di correggere un errore grazie ad un dibattito, perché poi questa maggioranza prima boccia gli emendamenti, poi cerca di recuperare, si accorge delle voragini. Ecco, era un intervento che era previsto sulle malattie rare, mentre veniva sostanzialmente azzerato sulla parte che riguarda i tumori. Quindi abbiamo aiutato il governo e la maggioranza a correggere un errore che sarebbe stato devastante. Abbiamo sentito degli applausi, perché li avete fatti mentre stavate votando? Ma forse li abbiamo fatti tutti insieme sull'emendamento della violenza, sulla gestione delle questioni di genere, perché io penso che questa sia stata una scelta azzeccata e giusta. Poi ci sono scelte certamente condivisibili, il fondo per l'Alzheimer, le misure sulle malattie rare, insieme a quelle tumorali che abbiamo recuperato per ultimi, però serve molto di più, serve una visione che questa destra non ha del futuro del Paese. Ho capito. E soddisfatto comunque di aver collaborato, di aver evitato altre rotture. Soddisfatto di aver creato le condizioni unitarie affinché l'opposizione, anziché frantumare la gestione di quelle poche risorse, ha deciso di fare insieme una scelta condivisa che secondo me è molto in sintonia con il Paese, perché i temi del contrasto alla violenza di genere oggi hanno una grandissima sensibilità, per cui investire nei centri antiviolenza, investire nelle case rifugio, investire nella promozione e nella formazione degli operatori, è investire nel reddito di dignità. Credo che sia un qualcosa molto importante, il reddito di libertà, sia un qualcosa molto importante che ha dato un senso positivo al lavoro delle opposizioni. Grazie, senatore Manca.